dovessi andare dietro, io preferivo primo, per me era molto più ballereccio. Suonare musica in Valle del Savena vuol dire avere intorno a sé un ambiente che ti chiede di suonare, o perlomeno così è stato fino alle generazioni di oggi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la musica di per sé non era mai stata intesa come una arte da ascolto, ma è sempre stata intesa all'interno di un complesso di eventi che più genericamente sono chiamati danza o canto, eventi che sono di carattere corale in cui ci sono alcune figure specializzate che sono i suonatori. I suonatori sono coloro che riescono a cantare attraverso uno strumento che non sia la propria voce, a danzare attraverso uno strumento che non sia il proprio corpo. Il vero suonatore utilizza lo strumento come una prolunga del proprio corpo. Solo in questa maniera riesce a fare quello che è ritenuto indispensabile per ogni bravo suonatore, far passare attraverso questo strumento agli altri il garbo, il sentimento e quello che viene chiamato in definitiva l'onda, cioè riuscire a far muovere gli altri. Quando quindi si parla di musica, qui si parla innanzitutto di ballo. Questo nostro filmato è dedicato a primo in considerazione sia della lunghezza della sua carriera che del valore della sua presenza all'interno della società della montagna bolognese. E noi vogliamo con questo non solo fare un omaggio alla persona, ma rendere disponibile anche per le future generazioni almeno parte del senso che ha avuto la musica per noi, per la nostra generazione. Il primo Panzacchi, devo dire soprattutto che era famosissimo qui nella nostra vallata, perché soprattutto era il, ci sono molti bravi fisarmonicisti, però era proprio il fisarmonicista che chiedevano per ballare. Quando si voleva ballare e si voleva fare delle serate dove veramente c'erano tanti ballerini che si intendevano anche di queste cose, Primo Panzacchi era il fisarmonicista per la maggiore. Ce n'erano tanti di bravissimi, anche sicuramente più virtuosi, come Galinotto, voglio dire, però per il ballo veniva richiesto più Primo che non altri fisarmonicisti. E fra tutti quelli, i suonatori che tu hai conosciuto, quali ti piacevano, quali di più? Numero uno Primetti. Numero uno Primo. Riuscire a far muovere gli altri non è una cosa di poco conto. Devi superare delle barriere enormi, devi riuscire a togliere i corpi, elementi da quelle che sono le azioni quotidiane, da quelli che sono gli scopi a cui normalmente noi asserviamo il corpo e la mente. E quindi devi riuscire a fare in modo che ogni persona si senta a proprio agio, si senta a proprio agio in mezzo agli altri, si senta immesso in una rete di collegamenti e inserirti in questa rete e fare in modo che attraverso il tuo suono questa diventi non più semplicemente una serie di presenze all'interno di un evento, ma diventi una serie di fattori che fanno agire. Nella mentalità montanara, infatti, quello che non si muove è qualcosa di morto e quindi il valore del suonatore sta proprio nel suo saper far muovere la gente. Come fai a dire che suonavano bene? Che a me allora c'è la bocca. Di questo lo sappiamo. Ma se tu senti due suonatori, perché dici che uno suona bene e quell'altro... E c'è chi ha più il tempo e chi meno. Ci prendo o non ci prendo? No, tu ci prendi mai, sempre per ha mai sentito? No, tu ci prendi sempre per ti questo chiedi che... perché come perché ballando in quale capisce. Motivo te ne accorgi allora. Se non fa più in tempo fai scapposì. D'Oro di fatto era un centro di carattere culturale e commerciale nei secoli passati.
Quindi questi suonatori di fatto sono sempre stati una costante dell'economia montanara. Si parla per esempio intorno agli anni 50-60 del XX secolo nella sola Valle del Savena di almeno 111 suonatori in attività. Per dire, in una zona abbastanza piccola come appunto la Valle dell'Ognola, si parla di piccole frazioni, Caderossi, Cadibaldino e via dicendo, in cui si parlava di 4-5 violinisti per frazione. Quindi di fatto il tasso di musicalità all'interno di quest'area era altissimo. Nel primo Novecento cominciano ad arrivare in città e via dicendo, si diffondono questi nuovi strumenti e la nuova musica che è il liscio, che già arriva in montagna precedentemente presso le classi diciamo più nobili, ecco, più altolocate, i mercanti e così via, che le cui donne, le cui signore suonando il pianoforte componevano polche, mazurche e valzer. Ma questi brani entrano nei veglioni solo attraverso la banda, fino a quel momento non vengono suonati dalle orchestrine tradizionali, diciamo così, che oggi definiamo tradizionali. Il cambiamento di repertorio avviene quindi negli anni 40 ad opera di un gruppo di violinisti, che sono i violinisti dell'Acquachelda, che di ritorno dai loro viaggi tra la Maremma, la Toscana, la Corsica, la Germania e via dicendo, riportano come pratica comune quella dei valzer, delle polche, della mazurka. Stavolta però riarrangiati e risuonati secondo lo stile dei balli montanari. Ed è per questo che in montagna noi oggi abbiamo la presenza contemporanea di almeno quattro scuole differenti. Abbiamo la vecchia scuola che deriva dai suonatori dell'Acquachelda e dai suonatori tradizionali della Valle del Savena, che è quella a cui fa capo primo. Abbiamo la scuola che, formatasi a partire dal Gallinote, da suo figlio il gallinino Lino Giovannardi, accede ai moderni, diciamo così, e quindi con tutte le suggestioni date dalle orchestrine americane, e quindi esegue moderni, jazz, ballabili, eccetera. Poi abbiamo la scuola del liscio che si appoggia alla Filuzzi bolognese, rappresentato soprattutto da Venturi e da tantissimi altri fisarmonicisti, e poi abbiamo la scuola che fa capo, diciamo così, al liscio romagnolo. Ecco perché la figura di Primo è di particolare importanza all'interno della cultura musicale della Valle del Savena. Infatti rappresenta un ponte fra questi quattro diversi repertori e fra le diverse evoluzioni del linguaggio musicale, dal linguaggio dei balli antichi al linguaggio dell'orchestrina moderna. Ho avuto occasione di conoscere Primo Panzacchi negli anni 80, a fine degli anni 80, la seconda metà degli anni 80, che io venivo a suonare già in quel di Monghidoro, alla CA di Monghidoro, con Domenico Salomoni, Pierluigi Farini, un trio che suonavamo lì tutti i sabati sera, e quindi ci sono state varie occasioni in cui ci siamo incontrati con Primo Panzacchi, e di conseguenza poi ho avuto occasione io di andare a sentire lui, eccetera eccetera. Quindi l'ho conosciuto come fautore, come dei balli tradizionali staccati montanari dell'Appennino bolognese, tradizione che lui ha portato avanti, da quello che mi dicono, da tanti anni, ormai tanti anni che fa questo genere, e non disdegna neanche di fare gli altri generi della Filuzzi che facciamo noi, come i valserini tipici, i classici bolognesi, filuziani. Per me è un musicista valido, un musicista doc, direi che un musicista come quelli di una volta, che si studiano, un buon lettore della musica, anzi mi ha dato degli spartiti anche a me, mi ha prestato delle musiche per imparare alcuni pezzi, un buon lettore di musica, diciamo un musicista vecchio stampo, stile dopoguerra. Io poi ho suonato anche prima della guerra, che suonavo l'organino a vodka, poi l'organino semitonale, poi presi quella cromatica, che le ho cambiate due di quelle cromatiche. E poi ho preso quella rossa lì che è già 40 anni, quella che suoniamo adesso insieme. Ecco. È già 40 anni quella lì. Quello è uno strumento eroico. Oh, bello, sì. Ma ecco, come hai fatto a cominciare con l'organino a bocca? Te l'hanno regalato? C'avevo passione, c'avevo anche un mio zio che abitava a Frassinete, che ne suonava anche lui. Allora l'ho comperato, avevo 10-12 anni, anche prima, via.
ci suonavo questo organtino. E che cosa suonavi con l'organetto? Le canzoni, così, quelle che erano in voga loro. Ci suonava la Genera Campagnola, ci suonava la Piemontesina, la Romanina, tutte quelle lì che erano quei tempi un po' adatte. Sentiamo. Io avevo 9-10 anni. Allora c'era a Sant'Andrea, c'era uno che si chiamava Fedele. E sto Fedele venne a prendermi, c'era nel fondo così. Porto la Cavalzotti fino a Sant'Andrea, la canovetta però. Poi dopo mi riporto a casa verso giorno. Mi ricordo sempre che mi dava un delfinello di Sant'Andrea, brusco come l'aceto. E poi... E poi andiamo a suonare. A suonare. 9 anni. 8-9 anni. Di già? Sì. Solo. Poi venne fuori un altro suonatore a Sant'Andrea, che stava in Molino dei Frati. Si chiamava Arturo, lui era molto migliore di lui, di me. Allora ero geloso, porca miseria. Adesso non mi prendo più a Sant'Andrea. Poi andavamo via nella pastura con... dove, quando dava la pastura al bestia. Pascolavano le mucche nel bosco. Dove facevano il carbone una volta, lì c'era un polverone che faceva paura. Io suonavo e loro balavano. Gli volevi il carbone? E poi c'era il figlio del falegname di Sant'Andrea, figlio del falegname di Fradusto, si chiamava Mario, che è morto. E allora suonava un po' anche lui, così balavamo un po' tutti e due. In fermatura. Ricordo sempre un organetto lungo così, mm-hmm. Buono. Sì, ma se non ce l'hai più? Dimmi il primo gioco che hai preso a Giorgio, cos'è stato? L'organia d'occa. No. Lui non ci piace mica per niente. No, Lui gli piacevano le macchine. Macchine, motorini, lui le faceva un motorino da solo, con le attrezzine. E dopo quanto tempo hai cominciato, sei passato all'organetto, al semidorato? Avevo 13-14 anni. 13-14 anni. Anni. Lì però... Organino semitonale. Organino semitonale. Semitonale che è una voce, si lavora molto col mantice. Sì. L'organino lo sai, è vero, l'organino semitonale. Da una parte fa una nota, tiri, dall'altra parte fa un'altra nota. E aveva anche i bassi? O era... Anche i bassi. Quanti bassi? Avevo 20 bassi. 20 bassi. 20 bassi. E di qua aveva quante file aveva? Due file. Due file. Due file. Sono quegli organetti che si vedono poi, che vengono poi anche quando suoniamo noi, vero? Sì. Tutti quegli organetti lì, è un tipo di quelli. Un semitonato è un organetto, o meglio una fisarmonica, come si può ben vedere. Già noi l'avremmo... Che ha? Nella mano destra, dove si fa il canto, due note, una a spingere e l'altra ad aprire. Ma nella sinistra, che è quella che serve per caratterizzare, diciamo così, ritmicamente, non è così. Ad aprire e a chiudere si suona la stessa nota. E questo permette di superare l'impasse dell'organetto che non consentiva la mobilità metrica, cioè di spostare gli accenti all'interno della suonata. E quello lì quando lo suonavi con qualcuno o lo suonavi da solo? Per la più da solo, in compagnia qualche volta, ma per la più da solo. Perché allora, sa, facevano qualche veglia, un po' c'era la guerra, un po' che volevo, volevano spendere poco, allora tante volte mi chiamavano solo. Per spendere meno, facciamo il master of fisarmonica. E già facevi le veglie anche con quell'organino lì? Sì, sì, certamente. Con quelle lì hai imparato da solo sull'organino? Sempre. Sono andato un po' da un certo Salamoni, Giuseppe, che era il figlio di Domenico. Il figlio di Domenico? Il zio, lo zio. Ah, lo zio, di, zio di Domenico. Che aveva un soprannome. Esatto. Come si chiamava? Giusfin Salamoni, Giusfin. Giusfin. Giusfin Salamoni, suonava l'organino o la fisarmonica? Suonava l'organino, sì. Semitonale. Semitonale. Organino. E tu hai imparato con Giusfin l'organino? Un po' ci sono stato, sì. Abitava qui al Filigare, passato vicino alla Futa, alla Radicosa. Che età aveva? Ci sono stato. Lui che età aveva quando tu eri ragazzino? Quando andavo io, avevo solo 65 anni allora. Naturalmente, primo che cosa fa?
Non appena emerge invece la fisarmonica cromatica, che è quella che lui suona, che a spingere e ad aprire ha sempre lo stesso suono sia nella mano destra che nella mano sinistra, immediatamente, come tutti gli altri suonatori della zona, intuisce quanto è più vicina alla mentalità melodica e armonica della musica che sono abituati a sentire e a suonare, che è la musica della Valle del Savena. Nel 40. Devo arrivare una cira a due cire, due lire, due soldi al ballo. Ho fatto una tascata di soldi, di baiocchi così, c'è cosa niesini niesini, quello il zio di quelli di quelli di Catecoli, quei niesini lì. Ma tanto è venuto lì, io ti do due lire, il ballo finché ne ho voglia. Stabile sempre nel mire del dudu. Insomma, ho fatto, guarda, ma mi ricordo sempre, ho fatto 31 lire a quei tempi lì, a poi ho più così. Andiamo, la giacca mi sbatteva contro i pantaloni, pum, pum, pum. Quando io mi sono sposata,
Non era mia mai a casa, roba. Fino al carnevale, fino al venerdì sera. Addirittura? Sì, che io non mi azzardavo a stare in casa, prendevo mia sorella a letto, quello che del calzolaio lì. Sì. Perché allora era sempre tutto uscito. Il carnevale del 46 ho fatto 40 nottate fila. Nel carnevale del 46, quegli anni lì. Subito dopo la guerra. C'era la voglia di festeggiare. La gente usciva dalla guerra, lei era compagna, lei era... Siamo giù nel Monte Renzo e perfino nel Trotano sulle luci a Monte Roma sulle luci per ballar. Siamo giù nel Monte Renzo e perfino nel Trotano sulle luci a Monte Roma sulle luci per ballar. La lera, 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 la lera. Da Fornelli e dalla Guiglia e perfino da San Benedetto sono venuti a Mondidoro, sono venuti per ballar. Da Fornelli e dalla Guiglia e perfino da San Benedetto sono venuti a Mondidoro, sono venuti per ballar. La lera, 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 la lera. Marche, piante, grilli e perfin da cavi francia sono venuti a Mondidoro, sono venuti per ballar. Le marche, piante, grilli e perfin da cavi francia sono venuti a Mondidoro, sono venuti per ballar. La lera, 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 la la. Chi suona uno strumento in questa cultura è un ballerino. È un ballerino che precisa i movimenti al minimo. Mentre i danzatori espandono attraverso tutto il loro corpo questo pensiero, i suonatori lo riducono al minimo perché sono gli altri che devono ballare e non loro. Per cui, per esempio, per la pulsazione ritmica è sufficientissimo fare così. Non si vede perché bisogna fare qualcosa di diverso. Se invece io devo dare l'impulso agogico, cioè quello che permette di muoversi, allora a questo punto con un arco benissimo. Se questo non mi basta più e devo ricordargli la melodia, allora ricordiamoci ta-ti-ra-ri-ta-ti-ra. Benissimo. Se questo c'è già, perché qualcuno lo sta cantando o perché c'è un primo violino che lo fa, non è più sufficiente e io potrò fare... Ma naturalmente non sempre si poteva avere quattro suonatori. Quando era uno, quell'uno riassumeva sul violino tutte le varie parti. La cosa straordinaria di Primo Panzacchi è che lui è riuscito a riprodurre lo stesso pensiero musicale con uno strumento che ha un ostacolo in più, la minore duttilità ritmica concessa e soprattutto la fissità dello schema dello strumento. Che senso ha Primo Panzacchi nell'ambito di un panorama di cultura della fisarmonica? Credo che Primo Panzacchi abbia un ruolo importante e un merito importante, che è quello che poi si vede, secondo me, emerge dal suo stile di interpretazione, dal suo modo di suonare, che è quello di avere continuato, di aver praticato e continuato come suonatore le veglie montagne durante la sua vita.
questo tratto fondamentale è una cosa a cui poi sì, arrivo a ricongiungermici dopo aver visto, effettivamente, dopo aver considerato quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, in realtà, come lui usa questo strumento. Indubbiamente ci sono una serie di cose che si individuano ascoltandolo, ma che si individuano molto bene anche guardandolo e standoci poi insieme, per capire un pochino meglio, insieme in senso musicale, magari suonandoci insieme, oppure anche semplicemente praticando il ballo sulle sue sonate. E questi tratti, che sono secondo me caratteristici di Primo, sono legati, anzi diciamo così, sono slegati da quello che è il panorama classico delle modalità di uso della fisarmonica, almeno negli ultimi decenni. Per esempio, l'uso del mantice. Negli ultimi decenni, dal dopoguerra in poi, la fisarmonica si è legata anche come strumento per il ballo, però a un linguaggio di ballo che l'ha portato a l'uso dello strumento ad essere concentrato, l'uso del mantice, dicevo in particolare, ad essere concentrato su una sorta di linearità. Cioè il mantice deve produrre suono, e questo suono deve essere prodotto con una possibilità di essere emesso in maniera quasi costante come intensità, perché col mantice si dà l'intensità del suono alla fisarmonica. Il suono che esce grazie a quanta pressione viene fatta col mantice, è un discorso meccanico. Ora, se l'uso del mantice mira a portare a un'emissione del suono omogenea, ne consegue una sequenza di note fatte in un certo modo. Se l'uso del mantice invece è un uso ritmico, cioè è un uso che di per sé nasce da un movimento ritmico del corpo, del braccio, muscolare, del fisico, e quindi in qualche modo si fa ballare questo stesso mantice, il suono che ne esce automaticamente come intensità, come onde di volume, è diverso per ogni singola nota, per ogni singola cosa, ha una sua identità specifica. Allora guarda, una cosa molto semplice. Questo strumento pesa un tot di chili, giusto? Allora, se io lo appoggio su questa gamba, appoggio il mantice su questa gamba, e non apro il mantice sotto, lo lascio allacciato, lo vedi? C'è questo laccetto che lo chiude. Chiaramente su questo punto fa leva il peso di tutta questa parte di questo corpo. Qui dentro, che è pesante, perché poi ci sono dentro tutti dei meccanismi anche di metallo e di altre cose, naturalmente tende a aprirsi. Il mantice tende naturalmente a aprirsi. Se io sto facendo una musica da ballo e tengo il tempo, il mantice fa questo. Se io marco col mio piede, col mio corpo, anche leggermente, gli accenti, il mantice dà delle spinte diverse. Se il mio polso, che tiene questo peso, ma non deve tenere tutto il peso perché lo sta tenendo la gamba, per di più è allacciata, sotto la forza di gravità, che spinge, tende quindi in questa maniera, facendo leva qui, ad aprire la fisarmonica, se il mio polso balla per Primo, anche lui in maniera circolare, perché circolare è il modo di prendere la forza, di utilizzare il movimento e lo sforzo muscolare. Lo sforzo muscolare è il modo migliore per poterlo proseguire nel tempo, questo è un discorso fisico, no? Allora, se io muovo in Primo, già di per sé ho questo movimento, se io faccio questo, non soltanto schiaccio un tasto, ma do un ritmo, sia in chiusura che in apertura. E ho questa pulsazione, che sia una pulsazione in tempo ternario, posso addirittura non schiacciare ritmicamente i tasti, ma semplicemente tengo schiacciato un tasto e do il movimento. Non sto schiacciando nessun tasto, ho già un movimento ritmo. Ecco, quindi quando si dice che uno tiene il tempo, è un tempista, si intende questo, cioè che nel suonare balla. Quindi in prima persona trasmette il tempo. Non si intende che è capace di contare un 2-3, un 2-3, un 2-3. No, anche perché non c'è mai, per esempio nelle sonate di Primo, non c'è mai una nota uguale all'altra come durata. Ognuno se la sente dentro se stesso, uno è dotato di una cosa, uno di un'altra. Io, a me mi piace il suono, il tempo, la precisione. Mi piace la precisione e il tempo. E
quindi tu hai imparato un pochino con Nando, che so che ti stimava molto, perché siete andati subito a suonare. Sì, sì, sì. È vero che ti portava a suonare. E che cosa suonavate? Ma facevate con due fisarmoniche? Anche con due, delle volte andavo a suonare qua a Nando e me lo dicevo che ci andavo dietro. Mm-hmm. E io poi l'accompagnavo, facevo anche qualche suonatina. Allora Alpinati, quello che suonava la chitarra, mi dice una sera, senti che mi ha detto Nando, che ha detto, vede che ragazzo è, e la durezza l'impera bene. E diceva poi Nando con il chitarrista Alpinati, che dopo Alpinati me l'ha riferito. Certo. Sì, vuol dire, teneva molto per me. Quando sono denti su di, suonava con lo so, adesso primo di destra e via, ma ricordati che quando fino a qua il tuo posto io sempre, infatti come sono arrivato da militare, ma di primo. Oh, no, la simpatia, la simpatia in primo. Andavamo bene. Sempre, sempre. Perché diceva che suonava con i sentimenti. E diceva, suoni col sentimento. Primo usa due dita, usa queste due dita per suonare i bassi e le usa in maniera diversa e con funzioni diverse. Allora, il polso lavora sul mantice, quindi già imprime al suono che viene dato un certo, una certa pulsazione ritmica. Dopodiché il dito indice viene usato a martelletto, battuto sulla fila degli accordi, che siano i maggiori, che sono questa fila, i minori o le settime, battendo a martelletto, imprimendo, se si registra primo suonando in acustico, si sente primo, come tanti altri suonatori di tradizione, si sente il ticchettio sulla plastica del tasto, che è quasi più forte della nota delle volte, perché ha una funzione percussiva, non solo ritmica, in questo caso percussiva. Il dito invece dei medi è quello che appoggia i bassi. Li appoggia o li punteggia. E che funzione ha? Una funzione diversa, nel senso che marca in questa maniera gli accenti principali da dare. E non è che li marca o non li marca, li può marcare con una varia intensità, a seconda di quello che serve in quel punto di quella sonata per segnalare a chi balla, attraverso un linguaggio che è quello di chi suona e chi balla, un linguaggio condiviso. Se il ballerino condivide questo linguaggio, automaticamente anche il suonatore è stimolato a utilizzare in maniera più elaborata questo linguaggio, che non è fatto da 2000 note, in questo caso. È fatto fondamentalmente dal fatto di avere uno strumento che serve per imprimere movimento, per spingere al ballo e per condividere con chi balla quel momento sonoro. Sono suonatori, questa potrebbe essere una dichiarazione di intenti piuttosto semplicistica, ma ha dietro un mondo di differenza nel pensiero. I suonatori in quanto tali producono il suono, quindi in realtà
producono un qualcosa che fa parte di qualcos'altro. Il suonatore produce il suono all'interno di qualcos'altro, che è la danza. Questa era una differenza stratosferica nei confronti dei musicisti. I musicisti cosa fanno? I musicisti producono musica, cioè un qualcosa che è stato elaborato intellettualmente da loro stessi o da qualcun altro, che viene riprodotto attraverso degli strumenti. I suonatori invece producono suono, cioè producono nel momento stesso in cui lo fanno l'aspetto sonoro di un pensiero, che è un pensiero che ha un aspetto sonoro, un aspetto di movimento, che noi chiamiamo musica o danza oggi, ma che all'interno della cultura orale dell'Appennino bolognese non aveva alcun nome. Veniva detto andiamo a dar dei balli. Cosa vuol dire? Anche questo è bellissimo. Cioè, un suonatore, come un canterino, non canta e non suona, dà un canto e dà una suonata, la dà a qualcun altro. Quindi non è mai, non deve mai essere al centro dell'attenzione, perché nel momento in cui lui è al centro dell'attenzione come persona, non è rispondente alla sua funzione. La sua funzione è quella di essere sotto, dietro, di sostegno e di contribuire alla creazione di questo che è un evento collettivo. E poi dopo? Poi dopo, quando ho preso poi la fisarmonica, la prima lì cromatica, era andato, c'era la banda Mondidoro, io sono andato nella banda che suonava il genio, strumento d'accompagnamento. Lì, sì, voglio dire, si andava sempre in qua e in là. Ti ricordi chi era il maestro della banda quando sei andato tu? Venturi, si chiamava Venturi. Venturi, Venturi si chiamava. Venivo da casa da Valsegna. Uh-huh. Venturi Giuseppe, il nome mi sembra Giuseppe, Giuseppe, però non sono sicuro. Lui Venturi, il cognome, dalla casa da Valsegna veniva sempre qua tutte le settimane. Tutte le settimane. In bicicletta veniva. Nella scuola, aveva preso un ambientino là nella scuola e allora era così. E chi c'era oltre a te a suonare nella banda in quel periodo, ti ricordi? Ce n'era tanti, c'era anche Monari lì, però che suonava poi con la bagadera, sì. Quello che ti chiamavano poi il mattino, così, hai sentito dire? Sì. Il babbo di cosa? Di quello che è in comune? Di Fabrizio. Di Fabrizio, suo babbo. E poi c'era un altro che si chiamava Cibino, che è morto, Filetto, mi ha parlato altre volte. Mm. Lui. E c'era Leonesi, Guido Leonesi. Il famoso Leonesi. Leonesi. Guido Leonesi Vito, si chiama. Ma Leonesi di dove era? Era di qui. Non, Mondidoro. Di Mondidoro paese? Mondidoro, sì. Ed era lui quello che un po' anche... Sì, abbiamo suonato tanti insieme, ho tanti pezzi che lo sai anche te che li faccio, infatti. Sì, ne ho. Poi c'era un altro che si chiamava Valtiero, che suonava il clarinetto, anche lui bravo, che ho suonato molto, un po' in là, insomma, sono riuscito a mettere sotto un repertorio. E che cosa suonavate con la banda? Che repertorio? Marce, anche pezzi di operetta, sì, così. Ma ti piaceva suonare con la banda? Sì. E come mai ha smesso di suonare la banda? È andata per aria. Appunto. Non hanno più saputo sapere, Mondidoro è un posto un po' sbricoso, vero? Prima un gran lavoro per sta banda, dopo quanto è stata su quanti anni, e poi hanno smesso di venire le prove, tutte queste cose che non volevano. Si rincresceva a pagare qualcosa, quelle cose lì, e hanno smesso, via, è andata a monte. Perché la banda non era finanziata dal comune? Ma un po', ma roba da poco. Mm. Ho capito. Quindi non era come adesso che il maestro è pagato dal comune? No. Poco, se vuoi una percentuale, roba da poco, via. E allora, quindi voi dovevate pagare per andare nella banda o... No. Ci avevano dato un strumento, ci avevano fatto la divisa, poi si andava in qua e là, che si prendeva poi un po' qualcosa per le spese poi, perché c'erano gli strumenti da prendere, i libri, tutte quelle... Quindi riuscivano a darvi un rimborso? Sì. Dopo avevamo poi formato
un'orchestrina, dopo qualche anno, qualche tempo, un'orchestrina che si chiamava La Boiadera, che abbiamo suonato 6 o 7 anni con questa orchestrina. Com'è che avete scelto un nome così? Così strambo, La Boiadera, cos'è, un nome un po' messicano, là cos'è? No, Boiadera, spagnolo. Era La Boiadera, piccola leggera, somigliava il babbo, zicche pa, che li faceva quelle. Quindi era una canzone. Una canzone, bella. Che c'era poi Cibino, io, i miei botini, Monadi, il padre di Fabrizio. Che cosa suonava? Chi? Il Monari, padre di Fabrizio. La tromba, lui era bravo, la tromba. Era bravo. Era, sì, era bravo, la tromba. Ascolta Bruna, ma cos'è sta storia del Fronte della Gioventù? Dopo il cinema. Dopo la guerra. Allora aveva messo su il Fronte della Gioventù. Fronte della Gioventù. Allora ballavano la domenica, giovedì, il sabato, sì. Poi facevano i veglioni. E allora facevano tutte manfringhe, suonano qua. Tante. Vale. Erano belle, tanti andavano tutti in fila, tutte fanno loro. Adesso così. Noi a quei veglioni lì avevamo troppa miseria per andarli. Perché ci voleva un po' di pila e chi aveva? Poi no. Perché noi andavamo lì in muletta come i cani. Allora andavamo quei veglioni lì tutti i miloni. E quindi erano in due lere gratis. Con da scarpate, con dal muletto. Allora i versanti si amarezzi. I veglioni nel cinema facevano quello l'ultimo dell'anno. Poi c'era metà carnevale. Capito? Fine carnevale, che poi quello lì a mezzanotte non c'era nessuno. Mezzanotte meno 5, le mamme che erano intorno alla sala stavano su, si mettevano la sciarpa, lì i ragazzoli andavano qua, quindi... Ma Vangelo, ancora fino al 70, si ballava mica, assolutamente. Mi ricordo sì, proprio stavano su, da sedere, mezzanotte meno 5, poi uno si preparava, faceva l'ultimo ballo e poi la festa era già finita. Un'altra cosa interessante che all'inizio mi ha colpito quando ho cominciato a sentire, per esempio, le sonate di Vecchio Liscio, non parliamo nemmeno di Balli Montanari, ma di Vecchio Liscio, di Primo. Il fatto che, tendenzialmente, secondo una cultura di musica scritta, un valzer è in tempo di 3/4. Allora vuole, sull'uso della fisarmonica, un'alternanza di bassi e l'accompagnamento ad accordi che è di questo genere. Per Primo no. Per Primo c'è questo. E quando serve, può essere anche dopo 6 battute. Può essere dopo 8 perché poi c'è un appoggio che va sulla nona. Però è questo. La mano destra è tutto un altro discorso perché c'è un'altra funzione, è quella del canto e dell'elaborazione del materiale melodico. Non usa il pollice, usa la bottoniera secondo una dimensione verticale, in questa maniera, muovendosi in questa maniera. Il pollice lo usa come punto di riferimento,
L'indice lo uso abbastanza, il mignolo lo uso di lato, lo uso come passaggio, quindi dominano fondamentalmente queste tre dita. Anche questa è una caratteristica delle tecniche di organetto. Una caratteristica che sta a quello che emerge poi dalla sua mano destra è la linearità, intesa come limpidezza del pensiero musicale che sviluppa. Lui ha sempre molto chiaro nelle tutte le varie sonate che abbiamo, che ho avuto modo di sentire, di suonare con lui, di ascoltare, di vedere. Ha sempre molto chiaro il momento in cui c'è la possibilità di inserire un abbellimento, di inserire una variazione, un'appoggiatura, e i punti fondamentali invece in cui il suono, perché è un appoggio anche per il ballo, deve essere chiaro e magari sostenuto da una nota più bassa, ma lì non può essere modificato. Moltissime volte lui fa dei paralleli, per chi è un pochino più dentro nelle note, appoggiandosi, lavorando su, come già lasciando quasi la melodia per prendere un piccolo fraseggio di controcanto su una terza, ma è per un punto in cui può farlo. Nei punti fondamentali ritorna sulle cadenze principali con l'accordo che dicevo prima. Una cosa che lui fa è che riguarda e si riallaccia al concetto del tempo, inteso come primo tempista, no? Si dice primo tempista. Allora, lui il mantice non lo usa soltanto con funzione ritmica, lo usa con funzione espressiva anche. Cioè nel senso che nel momento in cui per una mazurka lui invita al ballo, apre la sonata, la nota che apre la sonata, se la vediamo scritta su un pentagramma, visto che si tratta anche spesso di sonate scritte, che magari vengono anche prese da scrittura musicale, ma poi passano attraverso un'appropriazione di un pensiero musicale orale per il ballo, che succede? La prima nota magari è una nota che comincia in battere, per intendere, comincia in questa maniera, per esempio. Prima questa nota, se è la prima nota della sonata, è... Avete capito? È una differenza fondamentale. Faccio nel giro dopo, allora a metà frase riprendo lo stesso motivo, allora quello può essere, ma se no è un anticipo, è una libertà, questa è un'enorme libertà e viene presa in tantissimi punti, un leggero ritardo del fraseggio melodico rispetto invece alla pulsazione ritmica, un piccolo rincorrere di note in alcuni punti, un dilatare un fraseggio rispetto alla pulsazione ritmica. Questo è un punto fondamentale del suo modo di suonare e di interpretare le sonate di Liszt. Sì, che dopo Dina siamo entrati, che abbiamo poi formato il complesso di lavoro del Savona e dopo tutte queste cose, sai già, siamo andati avanti, andiamo avanti così e va bene, via, siamo a posto. È già tanto, quant'è? 14, 15 anni? Anche più. Ma è di più prima sicuro. Ma è di più sicuro. Tu sì, tu è dal 74. Il suonatore della Savona è dal 74, dai. Verso il 1973 incontrammo Stefano Cammelli, io lo conobbi proprio in una serata che stavamo facendo in quei di Creda, e venne a trovarci per registrare un po' le cose, ed era assieme al Galinotto, Lino Giovannardi, Salomoni ed altri dei falchi del folk, insomma. E da lì cominciamo a fare delle cose insieme. Questa cosa qui ci portò naturalmente a ritrovare un vecchio violinista che era molto conosciuto nella nostra montagna, che era Melchia De Benni, e con Melchia De Benni, Ariodante Minarini e Primo Pansacchi formammo per la prima volta, insieme a Stefano Cammelli, questo gruppo che denominammo proprio in quel periodo lì, 1973 mi pare, i suonatori della Valle del Sangue, con i quali abbiamo avuto tante cose che abbiamo fatto assieme. Per esempio abbiamo suonato due volte alla Scala di Milano, abbiamo suonato al Comunale di Bologna,
Abbiamo, anche perché erano tempi in cui evidentemente c'era molto più voglia di rivedere un po' queste cose. Teniamo conto che il periodo in cui noi abbiamo incominciato a fare queste cose esisteva ancora sulla nostra montagna chi ballava e chi suonava, c'erano diversi suonatori, c'erano diversi ballerini, sia dei, soprattutto dei tre comuni, Loiano, Monghidoro, Loiano e Monzuno, e assieme a loro piano piano è rinata questa cosa che non era mai morta, se dobbiamo dire la verità, però era diventata molto, si faceva poco, insomma, quello del ballo montanaro, tant'è che a volte coi suonatori, ancora prima che si facessero le ricerche, parliamo sempre della metà degli anni 60, quando ci chiedevano un ruggero oppure ci chiedevano un saltarello, eccetera, i suonatori dicevano: ma io non sapevo bene come si facevano, perché tutti i primi rudimenti li ho avuti da primo e da Dario Dante, soprattutto per i giri di basso e per i giri d'accordi da primo. E attorno a questi primi rudimenti ci chiedevano queste cose nelle sale da ballo. Allora io mi dicevo con gli anziani, che ne sapevano di più di me, perché io allora avevo, ripeto, 15-16 anni, gli chiedevo: ma che cosa sono questi balli montanari, questi salti, queste cose? Allora dicevano: ma è roba vecchia, ormai, che ormai non si fa quasi più, sono rimaste talmente in pochi che li ballano, eccetera. Quindi vuol dire che era rimasto pur vivo questo, però in quel momento lì si è riusciti a far rinascere tutta questa cosa che poi dopo ci ha portato, poi dopo col tempo, ad avere poi dopo l'associazione, eccetera, eccetera. I suonatori della Valle del Savena attualmente sono un gruppo di persone che appartengono a un'associazione, l'associazione Benevenga Maggio. Ma in realtà questo è un nome che venne pensato come un contenitore, e venne pensato da Stefano Cammelli e Bruno Zanella nel 1972, poi ebbe effettiva formulazione nel 1974, perché di fatto si trattava di portare dei suonatori montanari che si normalmente suonavano nelle veglie, nelle sale, eccetera, al pubblico della città. Quindi di fatto è un progetto di carattere divulgativo, etnomusicologico. Per cui queste persone, questi suonatori, vennero portati e, diciamo, divennero elementi di spettacolo. Di fatto si esibirono in teatri all'interno di contesti sia di tipo scientifico che di tipo spettacolare. Dopo questa prima fase, che ebbe luogo dal 1974 al 1980, la moda, che in particolare era influenzata dalla moda nei confronti del violino e quindi del violinista Melchiade Benni, variamente ricollegato a pretesi stili celtici piuttosto che quello che rimaneva del barocco e varie altre motivazioni. Finita quest'epoca, i suonatori della Valle del Savena cadono nell'oblio, spariscono completamente dall'interesse sia del pubblico urbano giovanile che del pubblico degli studiosi. Che cosa era successo? Era successo semplicemente che erano tornati a fare il loro lavoro. Non erano più quindi degli simbolici rappresentanti per un'altra cultura, di qualcosa che quest'altra cultura non aveva più, ma erano ritornati a essere semplicemente i suonatori delle veglie montanare. Andiamo avanti così, speriamo di continuare ancora un po'. Dina, scusate. Ringrazio anche te che hai fatto un gran preparamento, ci avete fatto qualcosa, vi siete preparati e con delle fatiche, con del sacrificio avete dato a scarico. Tutti insieme abbiamo via, vero? Però hai dato vita al paese, è fuori il paese, lo dicono tutti, perché con i solatori così, dalla Valle del Savena, insomma, il paese ha ripreso un po' a fiorire, via. Del resto non c'è mica niente, se non c'è adesso questo complesso. Purtroppo non è il periodo migliore per fare in modo che queste cose vengano riprese da tanti giovani, perché la televisione, perché le discoteche, perché tutta una serie di cose che è inutile che io stia ad elencare. Portano i giovani abbastanza lontano da quello che è il discorso della ricerca, il discorso del ballo montanaro, delle tradizioni e così via. Però qualcosa io sono convinto che si stia muovendo. Tu
vedrai anche stasera abbiamo una fisarmonicista che ha cominciato proprio a suonare il violino con Dina e così via, quindi di conseguenza questo vuole dire che anche le nuove leve, se inserite in un certo modo, così come si potrà fare adesso con la scuola, che era già una scuola nata anni addietro, voglio dire, che adesso stiamo riprendendo, noi siamo convinti che la situazione attuale potrebbe molto, di molto migliorare attorno a quello che sono il ballo montanaro, le tradizioni e questo modo di suonare. Salamoni, mm-hmm. Ma gli fai fare subito il canto o gli fai fare l'accompagnamento? Come fai? Accompagnamento e canto. Ah, subito? Subito. Accompagnamento e canto. Lo andavamo a prendere, poi veniva qui e io, insomma, la prima volta che le sono detto, oh, io lo conoscevo, ci suonavi insieme, però ho detto, maestro, primo maestro, come si porgerà nei miei confronti? E niente, allora, la prima lezione, adesso, diceva, adesso bisogna imparare, bisogna suonare qui. Iniziamo, mi disse, col vermingon, la prima cosa, il vermingon, va bene. Vermingon, io lo so, pensavo mi dicesse le note, cosa dovevo fare, quali tasti dovevo suonare, i bassi, così. E lui no, lui la prima cosa che mi disse fu, si mise a cantare. Prima di cantare fece toro tiro, toro to, tiro, e questa era stata la sua prima lezione. La sua prima lezione lui mi insegnò il vermingon cantando. Io li vedo come tanti nonnini, i miei nonni, che sono lì e mi crescono, mi stanno vicino e quindi per me è perfettamente normale. Mi faceva ridere con Dio. E io stavo qui che mettevo una posta tutta la sera, così avevo andato a fare. Tutta posta, però mi dicevo. E lui andava là, sotto la fisarmonica, e diceva come, leva un urciò. Dice, no, un disnica, ma quanto lo denti, che lo sprella, con sguardo, non ho mai capito cosa vuol dire, una briga di disnica. E fa ridere, allora diceva, ma dico, ma come vuoi capire, dice, perché dice, ma quanto lo spero la prima, la senti e la senti fuori. Quando primo si gira, dopo che ti ha fatto così, e dice, ti guarda e ti dice, bel colpo, ti dice, è bellissimo. Quando dici bel colpo, cioè, stai tranquillo che... Poi magari te lo dici perché... Poi lui è furbo, no? Allora magari te lo dice quando hai suonato malissimo. Quando proprio c'è, cioè, magari fatto quelle due o tre note così malissimo. Primo è forte, furbo. Ma ragazzi, speriamo ad andare avanti ancora un po', Dina. Con i nostri suonatori della Val del Sciavano, certo. Ti vediamo campare. Direi di sì. Però oggi ti vedo proprio bene il primo. Davamo, mi sento bene. Ti sento più riposato dell'altra volta. Quando è che ci siamo visti? Domenica? Non si dica sempre. Ogni modo sono contento, io sono stato peggio, io. E cioè, c'ho un dito un po', vedi, che è già un po' torto, vedi? Sì. Ma ti fa male a suonare, no, o no? Niente male, no.
Ma senti qualche differenza? Perché me ne accorgo io quando suono che c'è freddo, per esempio, faccio fatica io a suonare. Quanto è freddo? Mm. Ah, beh, quanto è freddo un po', per forza, vero. Ma del resto, vero, sì, non noto niente, via. Anche questo un po' tolto, però non mi fa male, non mi dà. Bisogna che stia attenti a quanto suonare, perché se lo sbatte da un'altra parte, viene fuori. Vado a Barberino nella mesurata, allora incontro quelli che venivano a ballare la cacca, sono già vecchietti che non ballano mica più. È ancora al mondo il suonatore? Sì, sì, qui è ancora. Allora mi dicono, non suona più? No, ci va ancora a suonare. Ma no, me lo saluti tanto il suonatore, è stata la nostra gioventù.